Buongiorno, buongiorno a tutti, giovedì 16 di gennaio 9 minuti, questa è Radio In 102. Quest'oggi parleremo, come vi avevo accennato anche ieri, parleremo di libri, di un'iniziativa, un progetto di recupero e condivisione gratuita di libri, ideata da Giuseppe Rapisarda, si chiama Lascia un libro, prendi un libro, mi piace, sembra un po', ha un che di suono, un che di danza, lascia un libro, prendi un libro. Allora, ci metteremo in collegamento con Giuseppe Rapisarda, che è a Belpasso, in provincia di Catania, e ci racconterà questa iniziativa. Diamo il benvenuto a Giuseppe Rapisarda, buongiorno! Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Giuseppe Rapisarda, dovete sapere, è prima di tutto un viaggiatore. Sei stato quindi in più di 100 nazioni nel mondo? Sì, circa, sì. Circa, nazione più, nazione meno, cioè noi siamo arrivati qua alla città del Vaticano, a San Marino, cioè tu invece vai a fare queste robe micidiali con sporti estremi anche, mi faccio un po' di fatti tuoi. Sì, no, proprio sport estremi, no, con molta curiosità, con molta calma, molto pacato, perché a me piace molto immergermi negli usi e costumi delle popolazioni locali, quindi stare con loro, viaggiare con loro, dormire con loro, cucinare insieme, abbiamo anche scambi culturali, scusa, culinari. Ma lo fai per lavoro? No, semplicemente un hobby. E come fa una persona, insomma, comune, che ha un lavoro, che ha magari una famiglia, ad andare in giro così spesso e così lontano? Lo fa in certi periodi dell'anno, quindi? Sì, migro inseguendo il calore. Ah, io pure! Adesso... Lo voglio fare pure io! Dove sei ora? Momentaneamente sono in Sicilia, però sono tese di partire, sono, diciamo così, nel periodo intermedio tra un viaggio e l'altro. Ritirato da non molto dal Golfo di Guinea, quindi Senegal e Guinea-Bissau, tra non molto ripartirò per il Brasile, per il mio amato Brasile. Va bene, così noi moriamo di invidia qui, che ci sono 2 gradi, ci saranno, niente, va bene. Io vorrei, guarda, ti confesso Giuseppe, poi parleremo del progetto che è meraviglioso, sì. Ma ti confesso che io vorrei in inverno poter andare in letargo, cioè proprio dovrebbe essere istituzionalizzato, legge dello Stato proprio, cioè io me ne andrei. Vabbè, però sì, tant'è, sì. Abbiamo giornate splendide comunque, anche se fa molto freddo. Allora, sì, io e Giuseppe ci siamo incontrati più o meno un anno fa via social, perché avevo letto di questo progetto molto bello, che condivido in pieno e che trovo meraviglioso e da imitare, che si chiama Lascia un libro, prendi un libro. Che cos'è, Giuseppe? Allora, questo è un progetto per il recupero e la condivisione gratuita dei libri mediante la creazione di punti fissi all'interno di edifici, quindi che possono essere negozi o sedi di associazioni, in cui le persone possono portare i propri libri e condividerli. Il nome stesso, lascia un libro, prendi un libro. È molto molto semplice, non occorre nessuna registrazione né del lettore né del libro e non c'è neanche obbligo di restituzione del libro preso. Quindi si va scambio... in un posto qualsiasi, la cosa meravigliosa, ho visto una foto di una ferramenta che aveva l'angolo, prendi un libro, lascia un libro, lo trovo meraviglioso. Quindi si va in qualsiasi, il panificio, la ferramenta, il bar, qualsiasi luogo in cui si vuole mettere, insomma, in atto questa iniziativa, si lascia un libro e se ne prende un altro. Perfetto. E la cosa finisce lì. Dopodiché, se si vuole, quando si è finito il libro, si può restituire, scambiare nuovamente e così via, altrimenti quel libro, diciamo, rimane del lettore che l'ha preso. È una cosa molto semplice, totalmente gratuita. In ogni sua parte c'è bisogno semplicemente un po' di volontà sia dei lettori e sia degli esercenti, che di solito sono degli appassionati di lettura, che mettono a disposizione un piccolo spazio su cui alloggiare dei libri, e il gioco è fatto. Perfetto. È una cosa molto molto semplice. Allora senti Giuseppe, ti si può contattare su Facebook comunque, se si volesse aderire, comunque mettere anche il logo vostro in qualche modo, no, per essere riconoscibili, giusto? Certamente. Allora c'è una pagina Facebook che si chiama Lascia un libro, prendi un libro. Perfetto. E poi c'è il tuo profilo personale, che io dico perché essendo su Facebook è pubblico, che si chiama Giuseppe Rapisarda, Belpasso. Va bene? Sì. Il mio recapito è pubblico, è messo nella pagina, quindi diciamo, sì, l'ho visto. Rispondo sempre anche quando sono fuori. Diciamo, è stata creata questa, che ormai è diventata la prima rete nazionale di quando vogliono condividere il libro. Quindi è un allora, punto senti... di...
prendi, ti interrompo perché il tempo in radio è tirannico, ma nasce a Belpasso, nasce da te, quindi si allarga a macchia d'olio nel catanese, ma poi anche in Sicilia, ma stavi dicendo anche a livello nazionale adesso, giusto? Certamente, ad oggi abbiamo 130 punti di condivisione distribuiti in 55 città di 27 province e finora abbiamo toccato 13 regioni. Fantastico, fantastico. E io spero che chi ci sta ascoltando, noi abbiamo la possibilità di essere ascoltati anche in streaming, ovviamente da tutte le parti del mondo, quindi quando sei fuori ascoltaci nei tuoi bei viaggi. Quindi ci stanno ascoltando, verosimilmente poi qualcuno ti contatterà, lo voglio fare pure io. Ora lo facciamo anche qui in radio, adesso lo propongo al mio editore, dai, facciamo un angolino qui così tutti gli ospiti che vengono possono lasciare un libro e prenderne un altro. Va bene, esatto. Allora Giuseppe, grazie infinite per questo contatto. Quando tra i tuoi viaggi, se capiti a Palermo, facci uno squillo, ci vieni a trovare in trasmissione. Senz'altro, con tantissimo piacere. Dai, un abbraccio grande, buon viaggio Giuseppe, grazie. A presto, grazie. Ciao. Grazie.